Ci sono quasi 100 ragazzi morti per questa situazione. Una bastonata non è nulla, sono solo 20 imbecilli. Noi siamo deputati e siamo qui per difendere il Venezuela, perciò siamo stati eletti e daremo la vita. Sono fiero di rappresentare il popolo venezuelano. Anche il deputato dell'opposizione Armando Armas era ieri in Parlamento a Caracas, durante l'irruzione violenta dei collettivos, gruppi paramilitari chavisti filogovernativi. Già in mattinata i miliziani si erano radunati davanti alla sede dell'Assemblea Nazionale, dove l'opposizione ha la maggioranza. Poi la decisione di entrare nel palazzo lanciando razzi. 7 deputati e decine di dipendenti sono stati colpiti con calci, pugni e bastoni. Per 9 ore più di 350 persone sono state sequestrate, ha denunciato il presidente dell'Assemblea Borges. E tra queste 350, 108 tra giornalisti, studenti e ospiti stranieri, testimoni dell'accaduto. Basta, vogliamo andare a casa, non siamo assassini come loro, hanno gridato i dipendenti prima di riuscire a lasciare il palazzo, protetti da un cordone di polizia. Il presidente del Parlamento europeo Tajani ha condannato l'attacco. Criticano l'assalto i governi di Stati Uniti, Messico e America Latina. Solo il presidente venezuelano Maduro ha minimizzato l'episodio come un fatto strano, una rissa nei corridoi del Parlamento. Dopo 97 giorni di proteste dell'opposizione per chiedere libere elezioni e 91 vittime della repressione, oggi si torna a manifestare con forza e fede. Forza e fede.